saluto ai nostri telespettatori, benvenuti al consueto appuntamento del mercoledì con la nostra rubrica di Lo Emiliano. Oggi a fare le veci del sindaco, il vice sindaco Alfonsino Pisicchio, che saluto. Buon Buonasera, pomeriggio. buonasera a voi. 0850019998 per intervenire in diretta. Probabilmente chiameranno un po' di persone a cui ho chiesto la cortesia di chiamare in questa puntata che hanno denunciato la loro condizione economica difficile e devo dire che sono sacche di povertà che continuano ad aumentare perché il momento è quello che è, lo sappiamo bene. E quindi c'è un grido d'allarme che si leva proprio dai cittadini. Cogliamo l'occasione per dire intanto, parlare della spesa per il sociale, la spesa per il welfare, che alcune di Bari ha mantenuto comunque invariati in questi anni, a fronte però dei tagli cospicui che sono arrivati dal governo nazionale. Sì, devo dire che l'amministrazione comunale ha inteso mantenere, diciamo, intatto quello che era la spesa degli anni precedenti, tenendo conto che abbiamo avuto decurtato circa 63 milioni di euro nel bilancio scorso, quindi avevamo una difficoltà, eppure abbiamo ritenuto, credo a ragion veduta, che la prima protezione che il Comune sulla rete sociale deve tenerla in piedi, quindi abbiamo mantenuto, diciamo, lo stesso bilancio per la spesa sociale. Eppure, sotto accusa molto spesso da parte di molti cittadini che ci chiamano, sono i criteri per l'assegnazione di questi fondi. Criteri che è bene ricordare sono criteri stabiliti da una normativa nazionale, quindi non c'è una discrezionalità del comune che decide a chi darli e a chi no. Sì, su questo è corretto. Noi ci atteniamo a quelle che sono le normative che sono previste, che sono un po' in base ai redditi, quindi la scaletta la stabiliscono le normative nazionali, quindi noi siamo degli esecutori e manteniamo in piedi quello che la norma prevede. Abbiamo nessuna discrezionalità se non i casi di emergenza e di urgenza. Allora, veniamo intanto ad argomenti più politici che riguardano sempre il comune di Bari. Ricordiamo che la giunta comunale di Bari ha perso una figura d'eccezione, perso in senso lato, nel senso che si è spostato nella giunta regionale. Stiamo parlando dell'assessore al bilancio Gianni Giannini, delega al bilancio che per il momento manterrà il sindaco. Ecco, come riuscirà a far conciliare una delega importante e pesante come quella del bilancio con tutte le altre deleghe intanto che ha mantenuto nelle sue mani il sindaco Emiliano, però anche con gli impegni politici che lo portano spesso fuori da Bari. Ma intanto credo che non è una perdita, ma è una promozione del nostro Sì, amico. assolutamente, sì. E diciamo che l'amministrazione è contenta, tra l'altro, di avere una persona capace che può continuare a dare un supporto anche dalla regione al comune di Bari. E quindi va il nostro augurio di buon lavoro. Però è stata la fuga di un cervello, perché in effetti è stato un Diciamo assessore che ha lavorato che bene. è uno dei colleghi che mette grande impegno in quello che fa e quindi veramente sono contento per lui e per la città intera. Ma sicuramente il sindaco dovrà assegnare questa delega perché è una delega importante, ma lui è in grado di saperla gestire in questa fase, perché seppur è impegnato, però è impegnato per motivi istituzionali, quindi voglio dire è impegnato per la città, quindi ovviamente il bilancio è una di quelle deleghe che comprende un po' tutta la parte della politica in genere, quindi quando uno si impegna per la città, quella delega è una di quelle deleghe che viene compresa nell'impegno totalitario, però sicuramente avrà bisogno di assegnarla e sicuramente farà qualcosa, credo, nel giro di non troppo tempo. Beh, certo, indubbiamente si parlava già, siamo partiti, ci siamo già la ridda di nomi di persone che potrebbero sostituire l'assessore Giannini e si faceva il nome di Marra tra i più accreditati e anche tra i più, diciamo, accreditati nell'entourage del sindaco. Questo significa che siamo sulla strada del rimpasto nella giunta comunale che era stato tra l'altro annunciato già nei mesi scorsi. Io credo che il sindaco ha una visione generale della sua amministrazione, quindi credo che porrà mano a delle indicazioni. Su questo non so, la ridda di nomi che scatta sempre in questo momento è sempre, diciamo, dovuta a voci di corridoio. Io credo che il sindaco si farà un quadro più chiaro e sicuramente proporrà personalità capaci di poter dare una mano a questa amministrazione e alla città.
Prendiamo una telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, vice sindaco. Buonasera. Sono Nicola Brescia. Sì. Allora, quando voi ci chiamate a fare qualcosa per voi, noi siamo disponibili sempre, sempre. Allora, io penso me lo darei diverse volte per potermi ascoltare di qualcosa di molto importante. Però vedo che lei è sempre impegnato, rimanda sempre le persone da una parte e l'altra. Allora, per piacere, se mi volete fissare un appuntamento, perché ho da dire tante cose. Se è possibile avere un appuntamento? Certo che è possibilissimo avere l'appuntamento. Mi sembra strano, io sì, sono sicuramente molto impegnato, però ricevo costantemente tutti quelli che mi chiedono. E comunque già dalla prossima settimana, tra lunedì e mercoledì mattina, si può affacciare tranquillamente in comune, ci guardiamo, mi dice i problemi che c'ha e così vediamo quello che è possibile. Facciamo un'eccezione al cittadino, in realtà c'è anche un'altra trasmissione in cui spesso si è utilizzato lo strumento televisivo per prendere degli appuntamenti, insomma se in qualche modo riusciamo ad aiutare i cittadini ad accorciare le distanze con le istituzioni ci fa piacere, perché insomma non diventi una regola, perché poi non ci piace nemmeno che questa possa diventare una segreteria dell'assessore o del presidente o del sindaco di turno. 080 501 9998 per intervenire in diretta, parlavamo quindi del rimpasto, un rimpasto che secondo lei in quali tempi si farà? Nel senso che in effetti era stato già annunciato più volte, lo dicevamo prima, il sindaco sta valutando le varie opportunità, però immagino che bisogna fare in fretta, per quanto voglio dire ci avviamo verso la scadenza della legislatura, però c'è ancora da lavorare. Beh, sicuramente già col sindaco abbiamo avviato un approfondimento su quello che dobbiamo fare nell'ultimo scorcio di legislatura, quindi il sindaco, anche in base a quello che sarà il programma che ognuno di noi sta mettendo in piedi per capire le priorità diciamo, più urgenti da realizzare, avrà il quadro anche più completo e credo che sarà abbastanza veloce. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere un'informazione. Per quanto riguarda San Girolamo, la strada del Baraccone, tutto il quartiere Fesca, ho saputo che c'è un progetto per quanto riguarda un'innovazione, mi potete dire qualcosa? Ha capito perfettamente della zona di cui stiamo parlando? Io credo che, se non erro, stiamo parlando della riqualificazione intera. Stiamo parlando del waterfront, quindi del lungomare? Sì, strada San Girolamo, quartiere San Girolamo, strada del Baraccone. Sì. Perfetto, sì, grazie per il suo intervento. Dice, ormai è il tormentone, diciamo che comunque ormai siamo alla fase diciamo, finale del tormentone, credo che a breve verrà diciamo, bandito tutto e quindi si partirà con i soldi ci sono, quindi ci sarà una bellissima riqualificazione della zona, quindi credo che i tempi si stanno... Ma lì credo sia stata indetta un'altra gara, no? Perché sì, tra l'altro sì, la capofila dell'ATI, l'Associazione Temporanea di Imprese, che aveva vinto il bando di gara per questo progetto avendo avuto dei problemi, poi c'è stata la rescissione del contratto no? Da parte del Comune, però anche dello IACP, perché è una cosa congiunta di riqualificazione profonda che riguarda non soltanto, perché sono due progetti distinti che viaggiano però in parallelo, la riqualificazione del lungomare, quindi il cosiddetto waterfront, quindi la strada prospiciente. E più tutta la parte delle abitazioni diciamo, interne. Diciamo. Una riqualificazione insomma, radicale abbastanza importante. Di quel quartiere, però in effetti ci chiamano spesso perché dei ritardi ci sono stati. I ritardi sono di natura anche burocratici purtroppo, che non è dipeso dall'amministrazione ma tutti gli eventi conseguenziali alla... Sì, al di là degli eventi che non si possono prevedere, poi ricordiamo che è un bando di gara europeo, quindi prevede dei tempi un po' più lunghi per aggiudicazione. 085019998 per intervenire in diretta, domani ci sarà il consiglio comunale, un consiglio comunale che spesso si è attirato le critiche soprattutto dell'opposizione nei confronti dell'attività amministrativa che è apparsa un po' congelata, probabilmente anche fisiologicamente per le varie competizioni elettorali che ci sono state. Si parla di delibere che sbarcheranno in consiglio comunale, che sono ferme da agosto, quindi diciamo una paralisi che poi può incidere profondamente soprattutto su chi attende gli esiti di quelle delibere. Ne parliamo tra pochissimo, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera.
Buonasera, sono Michele, ciao. Ciao Michele, ciao. Niente, non sono a casa, sono a lavoro, perciò non so chi c'è. C'è il vice sindaco Alfonsino Pisicchio. Ah, niente, che dire, non so cosa, che domande farle al vice sindaco, se può lui darmi una mano e farmi avere un incontro, è l'ultima persona con il sindaco, per tutto il resto se vuole Michele, possiamo informazioni. spiegare brevemente, perché il vice sindaco non conosce la tua storia, brevemente che cosa chiedi? Allora, io sono un marito della signora Langianese Yolanda che è invalida, ha diverse patologie, incominciando da ipovedente, nel 2006 è stata operata di tumore, il carcinoma uterino, con ricostruzione e tutto il resto, attualmente ricoverata presso Il il policlinico. reparto policlinico, il reparto malattie infettive, perché persisteva una febbre di 40, 38, 39, quindi è stata ricoverata per vedere questa infezione, ha un rene che non funziona, un altro ha uno stent che viene cambiato ogni 6 mesi, andiamo ogni 6 mesi a San Giovanni Rotondo a passare la visita. Michele, scusami, Io... tua moglie percepisce una pensione di invalidità, giusto? Sì, Una pe percepisce due pensioni, quella per gli occhi che è ipovedente è stata confermata a vita perché giustamente è una corioretinite multifocale, Mm-hmm. quindi la retina non si può sostituire. Sì. L'altra è per il tumore che ha, però è stata riconfermata 2 anni, quindi entro novembre 2013 dovremmo andare a fare di nuovo la visita. A che conclusione? Non so, perché ti hanno detto l'ASL quando andiamo a fare la visita che può guarire, ma non penso che da un tumore una ragazza di 31 anni possa guarire, ma me lo auguro. No, invece ce lo auguriamo anche noi, anzi io spero che non venga riconfermata quella pensione perché significherà che almeno ha vinto la battaglia contro il tumore, quindi questo assolutamente ce lo Però per auguriamo. questo, per questa cosa il presidente Zitulli si è messo a grandissimo, quando sarà che avrà la chiamata, andremo da lui, perché giustamente anche lui ha detto non credo che si può fare, c'è cioè, carcinoma uterino, non La possiamo avere situazione è lui, non grave. possiamo, è una gravissima condizione come tu sai che lunedì ha detto. Niente, abbiamo fatto una domanda alle Allora, i case del signori, NERC. spiego brevemente io, Michele, i signori abitano in una casa a Loseto, è una casa molto grande per cui pagano 650 euro di affitto, che è un Sì, è affitto 30 e 65 euro di condominio. e che poi è un affitto molto pesante rispetto alle economie Certo. di famiglia. Hanno partecipato a due bandi di gara, sia quello per le giovani coppie, sia quello per le disabilità o per le coppie normali per ricevere una casa popolare? No, quella giovani coppia è per gli handicap. E il bando quindi per le disabilità non hanno ancora ottenuto una risposta e vorrebbero insomma un incontro per Allora, capire anche che strada poter diciamo intraprendere. se è possibile che lui venga con delle carte, così le vediamo e la guardo io direttamente e vediamo un pochettino quello che è possibile, quello che si può fare. Quindi poi se mai in redazione mi date il numero così mi metto in contatto, comunque Sì. così troviamo in modo di guardarla questa Va situazione. bene, allora Michele, vice sindaco, ha preso un impegno? Voglio chiedere al vice sindaco le Sì. carte della posizione di malattia di mia moglie No, oppure la domanda. le richieste che avete Sì. fatto per La partecipare al bando? domanda è stata fatta quella del 2008, abbiamo percepito 2 punti, ossia 2 punti, ossia 2 punti, non mi ricordo, è il 193esimo alla posizione graduatoria. Vice sindaco, io sono andato all'assessore Giannini, all'assessore Gallucci, all'assistente sociale che hanno mandato la relazione, quindi la dottoressa Gallucci ha questi due fogli Allora, miei in mi mano. dai i dati, me la vedo io, poi faccio Ok. sapere.